Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Se non avete fatto ancora, iscrivetevi e mettete la campanella se vi piace questo video. Oggi volevo parlarvi del BDS 180. Ci troviamo oggi in questo camper, che è un Elnag del 2005, un 2008 turbo, su cui è stato installato il BDS 180. Ora vedremo di che cosa si tratta e quali sono le sue potenzialità e in che modo bisogna installarlo e con quale tipo di cavi, con quale tipo di filatura, considerando che va a gestire la doppia batteria, quindi servono cavi di diametro abbastanza grande per essere tranquilli. E ovviamente va messo sempre ogni fusibile all'uscita di ognuna delle due batterie. Ok, eccoci qua, questo è il vano dove è stato installato il BDS. È stato installato accanto ad un Orion che serve per mantenere la batteria carica della batteria motrice. DS è questo qua. Io l'ho installato con cavi da 35 mm, quindi servirà poi, ora non so se riesco a farli vedere, ci sono i cavi sotto che sono tutti cavi da 35 mm. Servono una batteria che è vicina, installata vicina con un sovfusibile, non so se si vede, questo è il fusibile che va a servire la batteria secondaria e questa accanto alla batteria secondaria. Lo spazio purtroppo è poco, non si riesce a far vedere bene tutto, ma torniamo a quello che ci interessa. Questa BDS, questo strumentino qua, ha la peculiarità di gestire due batterie, tutte e due dello stesso tipo, quindi può gestire tranquillamente due batterie a gel, due batterie a GM, due batterie acido libero, purché siano tutte e due della stessa tecnologia, perché poi lui effettuerà la carica e la scarica in funzione della programmazione che gli abbiamo dato. Sostanzialmente ha tre connessioni con cavi da 35 mm in questo caso, in cui lo spiegheremo bene. Una è la fase di uscita dei servizi, quindi questo centrale, il cavo al centro, è il cavo che andrà a servire tutto il nostro service. Sinistra e destra sono i positivi delle batterie che noi andremo ad installare, quindi è anche molto semplice. Ha solamente un negativo, il negativo di riferimento serve solamente per andare ad alimentare poi il BDS a livello elettronico, quindi non ha un grande assorbimento. Diciamo, il negativo potrebbe essere portato anche di una sezione più piccola. Vediamo che in questo mezzo è stato posizionato un telefonino fisso e collegato sempre al BDS, collegato al wifi del BDS, in modo da poter gestire sempre le batterie tramite smartphone. Basta accendere il telefonino, lanciare l'applicazione e vediamo che l'applicazione CBE, che è l'applicazione del BDS, ci dice che abbiamo tutte le batterie cariche a 13.5, lo switching è messo in automatico e gli ampere attualmente in uso sono 2,7, attualmente diciamo in ingresso, perché la freccia è verso l'alto in carica. Noi possiamo decidere però di mettere manualmente la batteria, quindi andremo a selezionare la batteria che vogliamo, una o un'altra. Lui a questo punto ha messo in carica l'altra, ma già era carica perché vediamo che sta a 13.4. switchiamo manualmente oppure lo rimettiamo in automatico, che è la funzione diciamo quella più ideale, perché sarà lui poi a gestire eventualmente i carichi e gli scarichi della batteria. Andrà a switchare automaticamente nel momento in cui la batteria, una o l'altra, stanno avendo un carico che secondo lui la può rovinare, automaticamente va a switchare sull'altra. Sulle impostazioni abbiamo impostazioni avanzate, abbiamo la lista degli errori, la data installazione delle batterie, capacità batterie, numero carica completa, numero scarica e stato della salute delle batterie. Ci fa la lista degli errori
batteria 1, batteria 2, quindi possiamo fare una sorta di controllo delle batterie, ci dice che sono tutte e due ok. Possiamo vedere la data di installazione delle batterie, che in questo caso abbiamo messo la stessa data perché le abbiamo installate nello stesso giorno, però l'anno abbiamo messo un anno di scarto tra la 1 e la 2 perché la 1 era quella vecchia e la 2 era quella nuova. Capacità batterie, abbiamo impostato tutte e due le batterie 100 A, numero cariche complete, quindi lui va anche a fare una sorta di memoria sulle cariche complete che ha effettuato. Così possiamo anche controllare i cicli effettivamente delle batterie. Numero scarica complete, quindi abbiamo visto che la batteria 1 è quella che soffre di più, che ha fatto già 6 scariche complete, mentre la batteria 2, che è quella nuova, non è mai arrivata allo scarico completo perché effettivamente la tensione la mantiene in maniera molto più alta. Torniamo indietro, selezioniamo i tre puntini, andiamo sulle istruzioni. Qui ci spiega praticamente come funziona il nostro BDS e come utilizzare l'applicazione. Andiamo sui pallini, configurazione. Allora, qua possiamo configurare il nostro BDS. Abbiamo la possibilità di impostare sia la data di installazione, quella che abbiamo visto prima della batteria 1 e della batteria 2, possiamo impostare gli ampere, quindi se io ho una batteria da 80 e una batteria da 100, metterò batteria 1 da 80 e batteria 2 da 100. E in funzione di questi dati che noi mettiamo, lui poi si farà i suoi calcoli per vedere lo stato delle batterie. È molto semplice come utilizzo, è molto funzionale. E io lo consiglio nel momento in cui avete già una batteria che è di buona fattura, è una batteria che non è da buttare via del tutto. Andate a comprare un'altra batteria che magari invece la prendete di qualità, una Yuasa, una Fiam, ce ne sono diverse. Le potete mettere e collegare insieme sfruttando la batteria precedente che ancora magari qualche anno ancora potrebbe durare e utilizzando però anche una batteria nuova. Perché, come già ben sapete, le batterie messe in parallelo, se non hanno le stesse caratteristiche, la stessa data di acquisto, e addirittura dovrebbero essere lo stesso lotto, quindi acquistare due batterie insieme, e a quel punto potete metterle in parallelo se fanno parte anche dello stesso lotto, se no si creano problemi con la batteria poi che ha più corrente e tende sempre a rovinarsi di più e portarsi sempre col valore della precedente, quella che invece è un pochino più rovinata. Io con questo vi saluto, buon proseguimento, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video.